benvenuti in un nuovo video di Wine Food Rec. Oggi non faremo una recensione, ma andremo a spiegare le differenze che ci sono tra i vari tappi che i produttori utilizzano per chiudere i loro vini. Sappiamo infatti che in commercio ne esistono molte varietà, ma quali sono i più pregiati? Quali i più indicati per l'invecchiamento dei vini e quali invece i più idonei per i normali vini da tavola? Vediamo tutte le caratteristiche durante il nostro video. Partiamo quindi parlando dei due tappi meno pregiati, il tappo sintetico e il tappo con capsula vite, sistemi che solitamente vengono utilizzati per i vini da tavolo o comunque di pronta beva, naturalmente più economici, anche se ultimamente all'estero alcuni produttori hanno scelto di utilizzare tappi a vite per prodotti di alta qualità. Un tappo sintetico è normalmente fatto di polietilene e rivestito da uno strato siliconico, mentre quello a vite è generalmente prodotto in materiale metallico. Il vantaggio di questi tipi di chiusura moderna è che nel breve termine garantiscono una buona tenuta ed inoltre, ovviamente, annullano la possibilità di sviluppare muffe o di rilascio di composti indesiderati, come ad esempio la TCA, cioè il tricloranisolo, composti che danno al vino il famoso sentore di tappo, particolarmente sgradevole al naso. Purtroppo a lungo termine, soprattutto in vini destinati all'invecchiamento, non sono molto indicati perché ne ostacolerebbero i naturali processi di evoluzione. Passiamo adesso ai tappi adatti per i vini di fascia media. Questi sono normalmente di due tipi, i tappi in agglomerato e i cosiddetti tappi tecnici. Anche queste sono soluzioni relativamente moderne, ma che permettono una notevole riduzione dei costi pur garantendo una buona tenuta. I tappi agglomerati sono creati a partire da trucioli di sughero compressi e legati tra loro tramite degli appositi collanti. Sono diffusissimi sia tra i vini bianchi sia tra i vini rossi, ma sempre di fascia media, purché non richiedano un lungo periodo di affinamento in bottiglia. Il vantaggio di questo tipo di chiusura è che, essendo costituiti in gran parte da pezzi di sughero, viene garantito il contatto con un materiale naturale e il tappo risulta molto elastico e ben aderente al collo della bottiglia. Inoltre, le parti di sughero sminuzzate possono essere più facilmente sottoposte a trattamenti di eliminazione dei composti responsabili del sentore di tappo, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Il tappo tecnico è invece formato da un corpo centrale in agglomerato e dalle due estremità costituite da dischetti in sughero monopezzo. Questo garantisce caratteristiche migliori, ma non eccessivamente differenti rispetto a quelle dell'agglomerato precedentemente citato. Per quanto riguarda la conservazione dei vini fermi, parliamo del più classico sughero monopezzo. Questo è destinato ai vini sia bianchi che rossi, ma in particolar modo ai vini rossi più pregiati o che sicuramente richiedono un periodo di affinamento in bottiglia. Questo sistema di chiusura viene realizzato direttamente da fasci unici di sughero che hanno subito un periodo di maturazione controllata, cioè vengono lasciati esposti agli agenti atmosferici in maniera controllata, in modo da poter garantire l'ottenimento di un materiale di grande qualità. Infatti, proprio per questo, il tappo che si viene a creare ha un costo maggiore rispetto ai precedenti. La particolare struttura interna del sughero permette una buona microossigenazione al liquido, garantendo così un'evoluzione organolettica perfetta. In questo modo viene anche diminuita la possibilità di avere il cosiddetto sentore di ridotto del vino, cioè quel processo che porta il vino ad assumere odori sgradevoli di verdura cotta e o uova marce. Infine parliamo rapidamente dei tappi da spumante, quelli che hanno la classica forma a fungo. Questi tappi sono di norma in materiale agglomerato con uno spesso strato di sughero nella parte più bassa, oppure più raramente per alcuni vini frizzanti in solo agglomerato. I tappi da spumante, contrariamente a quanto si possa credere, non hanno in origine la loro particolare forma, ma sono inizialmente cilindrici e vengono inseriti nella bottiglia con un particolare procedimento che ne riduce temporaneamente il diametro per permettere l'ingresso nel collo della bottiglia. Una volta inseriti, viene applicata la classica gabbetta metallica. In questo modo i tappi possono reggere le pressioni molto alte
che si sviluppano in questo tipo di vini. Adesso che abbiamo visto tutte le caratteristiche principali dei tappi che i produttori utilizzano per i loro vini, siamo arrivati alla fine del nostro video. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e seguiteci sulla nostra pagina Facebook Wine Food Rec. Alla prossima, ciao!